Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Irregolarità in quasi un supermercato su 5, con le tracce del virus trovate su diversi oggetti dai carrelli ai POS. La fotografia emerge dalla campagna di verifiche a livello nazionale condotta dai carabinieri NAS presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-Covid. Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173, pari al 18%, che hanno portato all'immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati. Gli esiti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi, riconducibili a carrelli e cestini, tastiere per il pagamento bancomat e POS, tasti delle bilance e dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti. Sono state contestate, spiega il comunicato dei NAS, 226 irregolarità, delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune. L'omessa indicazione delle informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e sul rispetto del numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei locali e della distanza interpersonale durante gli acquisti e alle casse. Sono stati accertati inoltre il malfunzionamento o l'assenza dei dispenser per la disinfezione delle mani e il mancato rispetto delle distanze interpersonali. Al fine di individuare l'efficacia delle periodiche operazioni di pulizia e sanificazione, sono stati eseguiti tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2 sulle superfici ritenute di maggiore contatto, realizzando 1.060 campioni con il supporto di tecnici prelevatori e dei laboratori delle ASL, ARPA, Agenzie Regionali di Protezione Ambiente, IZS, Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Ministero della Salute e enti universitari. Occorre evitare, sottolinea Coldiretti commentando l'operazione, inutili allarmismi, alzando il livello di sicurezza per operatori e consumatori, con l'obiettivo di assicurare continuità degli approvvigionamenti alimentari che in Italia, nonostante le difficoltà durante l'emergenza Covid, non si sono mai interrotti. Questi risultati sembrano confermare le preoccupazioni per il rischio di contagio degli operatori dei supermercati, tornati recentemente alla ribalta dopo l'appello dei COBAS per inserire questa categoria di lavoratori tra quelle prioritarie per la vaccinazione.